Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video di Dragon Ball Legends, totalmente non previsto nella giornata di oggi, ma finalmente belle novità, belle notizie, direttamente dalla fine della manutenzione legata allo shop in questo caso, perché come potete vedere nelle news, a parte tutte le robe di cui abbiamo parlato già questa mattina all'interno del video dedicato, quindi Zenkai di Goku Purple, equipaggiamento, abbiamo fatto una mini analisi anche di 18 e 17 nuovi in uscita nei Legends of Star, ma come potete vedere, dato che c'era ancora in corso la manutenzione allo shop nel frattempo, è arrivata qui con la fine anche una news finale riguardante un messaggio ben preciso, principalmente legato al fenomeno di cui avevo parlato settimana scorsa delle Chrono Crystals infinite. Non feci minimamente menzione né sul dove andare a cercare il metodo né sul come attuarlo. Certo è che sono rimasto un po' deluso onestamente, perché quel video voleva essere un esortare le persone a non fare nulla del genere, nemmeno se incappati casualmente in un metodo simile, perché ragazzi, scoppiano gli account, così è bene che ve lo sappiate. Ed infatti, per l'appunto, ecco qui, epopea durata mesi, perché è durata mesi sotto banco ed è venuta fuori soltanto settimana scorsa, almeno qui in Italia, per il grande pubblico, tra virgolette, per la grande community, tramite il mio video, immagino. Certo è che già si sapeva un pochino all'interno della community, ma erano poche le persone che sapevano di questo fenomeno. Sicuramente si è venuto a sapere, ripeto, tramite il mio video, però, ribadisco, non ho portato né nessuno a capire come fare né cosa fare. Poi ognuno è libero di gestirsi la vita a modo proprio, quindi io non sono responsabile di tutto ciò. Detto questo, ne possiamo finalmente parlare liberamente, perché come vedete sono stati presi in primis dei provvedimenti proprio dal punto di vista della programmazione per mettere fine a questo giochetto che veniva utilizzato per avere praticamente Chrono Crystals infinite, personaggi a 14 stelle e tutto il resto. Quindi questa è già un'ottima cosa. Ed in secundis abbiamo, come potete vedere, anche il messaggio dedicato a coloro che hanno fatto uso improprio di questo bug, che quindi l'hanno sfruttato proprio per ottenere Chrono Crystals a mai finire e soprattutto per stellarsi i personaggi a mai finire. Ora, non si sa se sono già partiti i ban, a quanto pare una parte dei ban sembrano essere già partiti, staremo a vedere nelle prossime settimane cosa accadrà. Fatto sta che all'interno di questa news ci viene spiegato, prima di tutto, principalmente cos'è che avveniva per sommi capi, e cioè tramite l'utilizzo del pay later, cioè del pagare dopo, alla fine era quello che avveniva all'interno dell'app, tramite il Google Play Store si poteva praticamente ottenere la valuta di gioco, quindi le Chrono Crystals, senza poi effettivamente pagare. Cioè praticamente come se il player che andava ad utilizzare il metodo, di cui poi a brevissimo ne parleremo tanto non c'è più problema, vi dico anche il nome del fenomeno, si chiama Oxotruco. Praticamente il player che andava ad utilizzare, che andava a mettere in atto Oxotruco, cos'è che faceva sostanzialmente? Andava a dire al gioco: guarda, io voglio acquistare questo, ma per dirti, te lo pago dopo. Però in realtà il gioco poi essenzialmente restituiva le Chrono Crystals, cioè dava le Chrono Crystals, ma senza accettare il pagamento, cioè senza poi prendersi realmente il pagamento. Quindi era come un vabbè, me lo dai dopo il pagamento, però il pagamento dopo non avveniva mai. Era questo più o meno che accadeva, ok? Quindi come potete vedere è stato finalmente risolto questo problema, che ribadisco andava avanti a quanto pare da mesi, andava avanti addirittura dall'uscita di Goku Ultra Istinto, per farvi capire. Solo che si è saputo fortunatamente sotto banco, quindi lo sapevano veramente pochissime persone. Poi dopo si è cominciato ad espandere. Il tutto a quanto pare sembra, anzi non a quanto pare ragazzi, parliamo chiaramente, anche perché non è più utilizzabile questa roba, quindi che nessuno mi venga veramente a criticare su questa roba, perché ribadisco, ne sto parlando, affatto già avvenuto e già tutto sistemato, ok? Dicevo, è una roba che si sapeva praticamente solo in Messico, perché è quello il paese da dove è scattato tutto. Sta cosa ce la ricorderemo probabilmente per anni, entrerà sicuramente a far parte della storia di questo gioco. Dicevo, è partito tutto dal Messico, dove è stato scovato questa sorta di glitch, questa sorta di bug, chiamato per l'appunto definito Oxotruco,
dove essenzialmente si andava nello shop, si andava ad acquistare, ve lo faccio vedere, anzi, adesso ve lo faccio vedere proprio visivamente perché mi sono salvato una clip di un utente che metteva in atto questo trucco ed effettivamente vedeva poi delle Chrono Crystals accreditate sul proprio account senza pagare nulla. Eccoci qui spostati sul mio computer. Ragazzi, ribadisco, io adesso vi faccio vedere questa clip dove più o meno c'è il funzionamento, ma giusto a titolo anche a scopo informativo a questo punto, anche perché ribadisco, non è più replicabile, quindi inutile che mi si venga già solo a chiedere Blazzi, io lo voglio fare questo, quell'altro. Ragazzi, se può fa, è stato fissato, basta, non esiste più. Quindi veramente è solo un modo per farvi capire cos'è che realmente accadeva tramite l'utilizzo di OxoTruco. Quindi, guardate qui cos'è che accadeva. Questo qui è un account di un utilizzatore, per l'appunto, che aveva switchato lo store di gioco nello store messicano, che aveva praticamente fatto sì che il suo Google Play Store richiamasse il Play Store messicano. Vedete? Ora, si partiva quindi con l'acquisto di 2000 Chrono Crystals qui, ad esempio. Come potete vedere, ecco qui, qui si apre la finestrella d'acquisto e c'era il pagamento impostato tramite OXXO. OXXO sarebbe praticamente, se non ho capito male, una catena messicana, non ne ho la più pallida idea. Comunque era una valuta tramite il quale si poteva acquistare all'interno del Play Store. Io credo che si possa ancora acquistare nel Play Store, solo che non potete poi più mettere in atto il trucco, per l'appunto. Detto questo, come potete vedere, si faceva partire il pagamento tramite OXXO, ma nel momento in cui avveniva il processo, ora si potevano avere tranquillamente, credo, anche 0 euro, non lo so, 0 dollari, si faceva chiudere praticamente l'app durante il processo. Al ritorno in game, come vedete, le Chrono Crystals erano sempre le stesse, quindi 975, ma appariva praticamente questa schermata che ci diceva: guarda, è fallito l'acquisto dei tuoi item, insomma delle Chrono Crystals, per favore vai nello shop per riprendere l'acquisto. Quindi ecco qui il probabile pay later a cui si riferivano nella news. Tornando all'interno dello shop, guardate qui cosa succede. Ecco qui. Il tuo acquisto precedentemente, vabbè, non è andato a buon fine, è stato correttamente processato. E quindi guardate qui, venivano per l'appunto acquistate 2000 Chrono Crystals senza in realtà poi andare effettivamente a pagare nulla. E questo è stato il metodo utilizzato, con tutta probabilità ribadisco, per mesi, addirittura da Ultra Istinto fino ad oggi. Per fortuna, settimana scorsa, in realtà stranamente uscita fuori sta roba a livello di community proprio, credo di essere stato forse uno degli unici, se non l'unico, ad averne parlato fra i creator più in vista, tra virgolette, all'interno delle varie community, perché non mi pare che ne abbia parlato nessuno all'interno delle community più grandi. Il che, tra virgolette, è un po' un peccato, perché se ne avessero parlato tempo fa alcuni creator, probabilmente questo fenomeno non saremmo arrivati ad oggi per vederlo sparire, ma l'avremmo visto sparire già mesi e mesi fa. Per fortuna se ne sono resi conto e questa settimana hanno fatto la manutenzione d'urgenza bella lunga, soprattutto allo shop, ed ha messo fine, finalmente, adesso lo possiamo dire ancora una volta, ad OxoTruco. Il trucco, per l'appunto, per ottenere le Chrono Crystals infinite. Quindi no, almeno che io sappia, almeno che la community sappia, al momento non ci sono glitch e speriamo continui ad andare avanti così, non esistono più glitch per ottenere Chrono Crystals infinite. Quindi basta anche domandarlo, anche perché poi sono il primo a rimanere deluso quando io esortavo in realtà settimana scorsa la gente a stare alla larga da sta roba, senza far vedere nulla, ribadisco, e c'era chi mi veniva a dire: Blazzi, come devo fare a fare sta roba? Lì rimanevo veramente allibito e deluso. Detto questo, fatemi sapere quindi cosa ne pensate tra l'altro non abbiamo parlato dei ban. Ban che, ribadisco, sembrano essere partiti, ve lo dicevo in realtà, me ne parlavo prima, ma con tutta probabilità che continueranno ancora. Infatti pare che qualcuno si sia ancora salvato, anzi pare che alcuni si siano salvati, ma come potete vedere verranno prese azioni contro coloro che hanno sfruttato tutta questa roba in modo inappropriato. Detto questo, fatemi sapere quindi cosa ne pensate di tutto ciò di cui abbiamo parlato all'interno di questo video. Quindi finalmente ci siamo tolti un peso e un problema. Storia chiusa, è durata una settimana,
meglio così. Quindi ragazzi, mi piace, commenti, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video e noi ci diamo appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.